tutti, oggi sono qua per parlarvi dei libri e fumetti che ho letto ultimamente, tranne un manga che in realtà ho terminato un po' di tempo fa, ma mi sono accorta di non avervene più parlato qua sul canale. Siccome è una miniserie, ne approfitto. Partiamo subito perché anche a sto giro ci sono diversi titoli di cui voglio parlarvi. Il primo è Frankenstein di Mary Shelley. Questo è stato il libro extra che abbiamo letto per il CB Book Club in occasione di Halloween. E sì, non avevo mai letto Frankenstein. Avevo letto soltanto degli spezzoni ai tempi del liceo, proprio in lingua, ma in realtà non ho mai approfondito, non ho mai letto la versione integrale, insomma, del romanzo. E devo dire che sono rimasta molto molto sorpresa. Inizialmente forse ero quasi delusa perché, viste le varie rappresentazioni, film, eccetera, mi aspettavo forse di più l'aspetto proprio della costruzione, diciamo, del mostro, e quindi inizialmente ero un po' spiazzata, ma andando avanti in realtà mi è piaciuto molto questo libro, perché adesso la trama bene o male la sappiamo tutti. Ciò che mi ha colpito è proprio l'aspetto, diciamo, interiore, psicologico di questo essere che comunque si continua a domandare il perché della sua esistenza, a trovare uno scopo, al capire che senso dare alla sua vita, come utilizzare il fatto di essere vivo, il non avere dei simili, il perché gli sia stato fatto questo. La vive proprio come una punizione l'essere in vita. E dall'altra parte abbiamo il suo creatore, che comunque ha la sua visione della situazione, quindi l'ho trovato veramente molto molto profondo e interessante sotto questo punto di vista. Ho letto poi La biblioteca di mezzanotte di Matt Haig, un titolo che mi è piaciuto molto soprattutto per le tematiche che affronta. Qua ci troviamo di fronte ad una donna che sta avendo decisamente una brutta giornata. Le è morto il gatto, ha perso il lavoro, arriva quindi al punto in cui vuole togliersi la vita, ma mentre si trova fra la vita e la morte capita in questa biblioteca in cui tutti i libri rappresentano un po' le varie vie, storie di come sarebbe andata la sua vita se avesse cambiato qualcosa, se ad esempio non avesse smesso di andare a nuoto, se non avesse detto di no all'altare al fidanzato e così via. Quindi lei inizia a vedere un po' tutte le varie possibili vie per capire se ci sarebbe mai stata una vita che valesse la pena di essere vissuta. A parte questo lato un po' più fantastico che può piacere o non piacere, è sicuramente interessante perché tutti noi sicuramente ci siamo chiesti almeno una volta nella vita come sarebbe andata se avessimo preso una scelta diversa da quella che poi effettivamente abbiamo intrapreso, ma l'aspetto più interessante è il modo in cui l'autore riesce a parlare di suicidio, di depressione, di ansia, attacchi di panico, in maniera veramente molto intima e personale. Ma allo stesso tempo in maniera universale, perché secondo me tantissime persone che magari soffrono di tutte o alcune di queste condizioni possono sicuramente rivedersi, sentirsi rappresentati e capiti. Ho ritrovato molto il Matt Haig di Ragioni per continuare a vivere, soprattutto nel momento in cui affronta la parte del suicidio. È una lettura che quindi mi è piaciuta, non è sicuramente perfetta, ci sono alcuni risvolti nella trama che ho trovato un po' così, il finale un po' troppo conveniente e scontato, però appunto adoro la sensibilità dell'autore e il fatto che riesca sempre a trovare le parole giuste per il momento giusto. Ho letto poi Gideon la nona, uno dei titoli più discussi del momento, di Tamsin Muir. Sarò molto veloce qua perché in realtà ho fatto un'intera video recensione dedicata a questo libro, quindi ve la lascio nelle schede qua sotto in descrizione. In pratica ci troviamo in un mondo molto complesso. Gideon in particolare si trova nella nona casa. È orfana, ha sempre avuto una vita molto molto dura e a renderla ancora più difficile è la sua, diciamo, nemica. Una sua coetanea che verrà inserita in una sorta di gara, di competizione per poter conquistare una posizione di spicco, di potere, soprattutto una posizione che dona l'immortalità. Per fare questo non può però gareggiare contro altre persone da sola, ma deve avere una sorta di cavaliere che sarà proprio Gideon. Ci troviamo in un mondo complesso, come vi dicevo, che ruota molto attorno alla necromanzia.
quindi ci sono spesso descrizioni di morti, di scheletri. È molto lugubre e il linguaggio utilizzato spesso è molto molto forte, al limite con il volgare. Una cosa che a me non fa impazzire, così come ho trovato un po' sprecato il fatto di costruire un mondo così bello e complesso, ma che non viene tanto spiegato, soprattutto non vengono ben distinti i poteri che ogni casa ha, perché ogni casa ha un potere particolare che la contraddistingue. Vengono usati un sacco di paroloni tecnici, diciamo, ma in realtà non viene spiegato poi nel concreto, quindi è una lettura che magari può spiazzare sotto questo punto di vista, ma è molto originale, molto particolare e cupo. A me nel complesso è piaciuto, anche se appunto alcuni aspetti, diciamo, non mi hanno soddisfatta completamente. Passiamo al manga di cui vi accennavo all'inizio video, ovvero Tokyo After Hours di Yuta Nishio. È un cofanetto, quello che ho io, composto da 3 volumi. Si tratta di una miniserie Yuri. Vede protagoniste 2 ragazze in realtà molto diverse fra di loro. Una fa la DJ, quindi la vita nei locali, nelle discoteche, è praticamente la sua vita, è proprio uno stile di vita, non soltanto il suo mestiere. Mentre l'altra ragazza in realtà si trova ad una serata quasi per caso con un'amica, che poi si va a divertire e la lascia lì, quindi si trova un attimo da sola spiazzata e incontra appunto questa DJ. Da subito fra le due c'è una sorta di chimica, di attrazione. Sono attratte proprio dalla loro diversità, perché in un certo senso si completano a vicenda. E in questa storia seguiamo appunto la loro storia, come si avvicinano, come si appassionano l'una alle passioni dell'altra, soprattutto la ragazza un po' più timida, diciamo, introversa, vede questa bellissima passione che ha la sua compagna e si incuriosisce, inizia ad avvicinarsi per capire cos'è che la spinga così tanto in questa direzione. Si parla tantissimo della vita nelle discoteche, della musica. Io non sono una grandissima fan della musica, dei retroscena di questo mondo, quindi ho sofferto un po' questa cosa, perché si entra molto spesso nello specifico. La storia poi d'amore fra queste due ragazze l'ho trovata un po' altalenante. Diciamo che il loro rapporto così intimo non sempre è stato, secondo me, ben approfondito, cioè mi aspettavo qualcosa decisamente di più. E anche il finale nel complesso mi è piaciuto, ma non mi è piaciuto allo stesso tempo. È come se non chiudesse definitivamente la storia. Però fra i vari Yuri che ho letto è sicuramente uno dei più maturi. Le ragazze non frequentano alcun tipo di scuola, insomma sono due donne adulte che lavorano, quindi molto interessante per questo. E potrebbe essere un ottimo titolo se appunto voi siete invece molto appassionati di musica, o comunque vi affascina il mondo delle discoteche, dei locali e della vita notturna. Ho letto poi Il gatto che voleva salvare i libri, una sorta di favola moderna. Il protagonista eredita la libreria del nonno, e il nonno appunto è appena morto, era praticamente l'ultimo parente molto stretto che era rimasto a questo ragazzo, e un giorno, mentre si trova in libreria un po' a sistemare, a vagare fra i ricordi, entra un cliente inaspettato, un gatto parlante, che lo coinvolgerà in questa avventura per appunto salvare i libri. Come vi dicevo, è secondo me una favola moderna, perché parla molto dell'importanza dei libri e della lettura. Nelle varie sfide che dovrà affrontare questo ragazzo, infatti, ci si soffermerà molto a parlare di quanto sia importante la lettura, di quanto possa donare alle singole persone. Si troverà di fronte a gente, ad esempio, che espone in vetrina dei libri e una volta letti non li fa toccare a nessuno, oppure a persone che cercano di inventare un modo per leggere più velocemente, a ridurre i libri proprio a 2, diciamo, frasi che possano racchiudere tutta la storia per appunto poter leggere più libri. Insomma, secondo me è una storia perfetta per chi ama leggere, per chi pensa che dietro la lettura ci sia un mondo intero. È una storia che parla anche di gentilezza e soprattutto di empatia, aspetti che ho apprezzato tantissimo. Nel complesso è una lettura forse, non dico infantile, però ha un aspetto appunto quasi fiabesco. In alcuni punti forse è un po' ridondante il messaggio, però è una lettura sicuramente molto molto carina e piacevole. Ho letto poi Nel male e nel bene di Laura Valzan. Questa è una raccolta di poesie che mi è stata inviata, oddio, è saltato il segnalibro che mi ha regalato appunto l'autrice assieme
al suo libro. È una raccolta che nasce come omaggio al Lago dei Cigni, infatti oltre ad esserci comunque diversi richiami, la raccolta è divisa in due parti principali, Odile e Odette, due punti di vista, due sentimenti fortemente in contrasto ma complementari, perché così come non potrebbe esistere il buio senza la luce e, o il nero senza il bianco, Odile e Odette non possono vivere l'una senza l'altra. Tutti noi viviamo dei momenti di alti e di bassi alla fine. È una raccolta veramente molto carina, delicata, intima, personale, ma in cui secondo me anche il lettore si può rivedere, proprio perché, come vi dicevo, si basa su sentimenti secondo me universali. È una raccolta di forte rivalsa, secondo me alla fine c'è veramente un forte messaggio positivo. Inizialmente ci si trova in una condizione appunto di difficoltà, di dolore, ma poi bisogna trovare la forza per rialzarsi, tornare ad amare se stessi e andare avanti. Molto molto carina, come vi dicevo. Passiamo poi al Viaggio di Halla di Naomi Mitchinson. Anche qua ci troviamo di fronte a una favola, in particolare Halla è bambina quando il padre l'abbandona nel bosco. Infatti la nuova donna che ha sposato non ha intenzione di tenersi attorno la figlia del precedente matrimonio e quindi lei la vorrebbe proprio eliminare. Grazie al cielo la balia interviene e la porta con sé nel bosco, dove la alleva assieme agli orsi, e poi Halla verrà cresciuta anche dai draghi. C'è un aspetto fantastico veramente molto molto carino, ma non lo definirei proprio un fantasy, è più secondo me appunto una favola. È una storia molto carina, forse un po' lenta, mi ha ricordato tantissimo il mondo un po' di Tolkien, tant'è che l'autrice era amica di quest'autore ed è stata una delle prime a leggere L'Hobbit, quindi secondo me un po' questa, non vorrei chiamarla influenza, però questo mood da fantasy primi anni 900 secondo me si sente. La prima parte sicuramente più avventurosa, più fantastica, quando si seguiamo la crescita e formazione di questa ragazza. La seconda parte, in cui entra in contatto un po' più con il mondo reale, secondo me è un po' più piatto. È una storia però molto breve, molto carina, sicuramente adesso che inizia a far buio presto e a far molto freddo ce lo vedo bene come lettura davanti al camino o comunque sotto le coperte. Ho letto poi in prestito digitale Abbandonare un gatto di Murakami. Questo è il primo memoir dell'autore e in questo libro parla della sua famiglia, in particolare di suo padre. Si intitola Abbandonare un gatto perché inizia proprio con questo episodio in cui Murakami e il padre vanno in spiaggia, vogliono abbandonare una gatta adulta che hanno perché non hanno intenzione di avere dei gattini. Tra l'altro era una cosa non mal vista, c'era molto comune che le persone andassero ad abbandonare i gatti. Quando tornano a casa però la gatta li ha inseguiti e quindi da lì poi se la sono tenuta, quindi è una storia lieto fine questa qua dell'abbandonare il gatto. Ma questo episodio è particolarmente significativo per il padre, non vi svelo altro perché è una lettura veramente molto breve. Se non sbaglio sono circa 70 pagine e in cui la storia scritta si alterna a quella illustrata. Tra l'altro illustrazioni bellissime, molto molto evocative. Murakami racconta la storia del padre e quegli episodi che li legano, non in maniera diciamo speciale ma molto più quotidiana, tant'è che lui sostiene di essere una persona qualunque e di provenire da una famiglia qualunque. E quindi quando pensa poi al padre gli vengono in mente episodi tra virgolette banali, e secondo me la forza di questo libro sta proprio in questo. Io trovo straordinari gli episodi di questo genere, molto quotidiani, perché sono veri, sono della vita che si è vissuti veramente. Certo, tutti noi abbiamo dei momenti magari speciali o particolari nelle nostre vite, ma non sono soltanto questi eventi a definirci e a raccontarci, ma gli eventi anche della vita di tutti i giorni. Quindi questo racconto molto personale a me sinceramente è piaciuto, mi ha permesso di conoscere qualcosa di più dell'autore, e soprattutto ha avuto una vita veramente molto interessante il padre di Murakami. Con il 5, 6 e 7 ho terminato la serie di Dosei Mansion di Isae Iwaoka. Sono un po' in lutto, devo dire, perché è stata una serie che mi ha tenuto compagnia praticamente per un anno, forse anche qualcosina in più ora che ci penso. Comunque, molto brevemente, la serie parla di questo ragazzo che fa il lavavetri in una stazione spaziale. Infatti sulla Terra non è più possibile vivere e tutta la popolazione si è trasferita su questa stazione. Lui si occupa di pulire i vetri perché il padre, che è misteriosamente scomparso,
faceva questo mestiere, quindi vuole, diciamo, seguire le sue orme. Questo gli permetterà di venire a contatto con tante persone diverse, perché sulla stazione spaziale ci sono vari livelli, a seconda del livello cambia anche il rango sociale. Quindi lui, dovendo pulire, spesso è ai piani più alti, altre volte ai piani più inferiori. Insomma, viene a contatto con le storie di vita di tutti i giorni di tante persone diverse. Il fatto che ci troviamo su una stazione spaziale non deve farvi pensare di trovarvi di fronte a una storia sci-fi, perché in realtà è, secondo me, una storia molto molto quotidiana. E come dicevo prima, per il libro di Murakami è straordinario perché si basa su piccoli eventi di tutti i giorni che possono sembrare banali, ma in realtà c'è proprio questa voglia di, non so come spiegarvi, di far capire che sono speciali e unici anche quei momenti che per noi sembrano banali, perché raccontano la nostra storia. Spesso si è talmente tanto alla ricerca di qualcosa di emozionante, di speciale, di unico, di eccezionale, che si perde di vista veramente la propria vita e il proprio presente. Secondo me da questa serie traspare un grande senso di casa, di famiglia, di quotidianità. Ci sono tante storie diverse che si intrecciano, cioè la storia, diciamo, principale del protagonista, lo seguiamo crescere e imparare sempre di più del suo mestiere, imparare qualcosa di nuovo su suo padre che è appunto scomparso. Se non si fosse ancora capito, è una serie che io consiglio caldamente. Come vi dicevo, non aspettatevi magari qualcosa di futuristico o tecnologico, ma una vera e propria storia di formazione, di crescita e di vita quotidiana. Tornando ai romanzi, ho letto sempre in prestito digitale il nuovo romanzo di Seicho Matsumoto, ovvero Agenzia A. Questo autore è definito il Simenon giapponese e sapete, io ho letto diversi suoi romanzi, tutti quelli che sono stati pubblicati finora in Italia, tranne l'ultimissima uscita di Adelphi. Tornando però ad Agenzia A, tutto ruota attorno ad una scomparsa. Una coppia si è appena sposata tramite un matrimonio combinato, lui deve formare un nuovo collega, quindi si reca in un'altra sede della sua agenzia, quindi sta via per lavoro per una settimana. Terminato questo periodo però non torna a casa e la moglie giustamente si preoccupa, prova a chiedere in giro, nessuno sa niente, si reca nel luogo in cui lavorava, insomma, il marito, ma nessuno sa niente, quindi va a denunciare la scomparsa alla polizia e assieme al nuovo collega del marito inizia un po' a indagare per conto suo. È una storia molto misteriosa che per la prima metà non è nulla di eccezionale, anzi ha una narrazione secondo me molto piatta, non succede in realtà nulla di che. Nella seconda parte secondo me si riprende, soprattutto verso il finale è molto più intrigante e accattivante. La cosa che mi ha sorpresa di più è che si capisce subito di essere di fronte ad una storia giapponese, perché nonostante appunto la moglie sia preoccupata per il marito perché è scomparso in una zona tra l'altro abbastanza, non dico famosa, ma ci sono tanti omicidi, suicidi, insomma lei è preoccupata e nonostante questo chiede sempre scusa quando, insomma, chiede informazioni in giro dicendo appunto scusate per il disturbo che vi sta arrecando mio marito, che è scomparso, potrebbe essere morto, ma scusate ugualmente. Insomma, questa cosa mi fa sempre un sacco ridere. Però è anche in queste piccolissime cose che appunto si respira un po' l'atmosfera del Giappone. Ci troviamo poi principalmente in un paesino innevato e soprattutto si parla del periodo della guerra, della sconfitta, delle donne che accompagnavano gli americani. Diciamo che ci sono delle piccole pillole anche di storia, è una cosa che ho apprezzato molto perché mi ha permesso di conoscere qualcosa di nuovo. E poi secondo me nel contesto e nella storia si inseriscono molto bene. Non è il romanzo migliore che io abbia letto di questo autore, però diciamo che è una storia comunque intrigante e piacevole. Terminiamo con un fumetto natalizio, A Babbo Morto, una storia di Natale di Zero Calcare. Io in realtà lo avevo già ascoltato come audiolibro, ve l'ho fatto vedere in uno dei vlog settimanali. Ebbene sì, esiste anche l'audiolibro di un fumetto, è stata un'esperienza per me molto esaltante e mi è arrivata poi anche la versione appunto cartacea di questo fumetto. Una storia veramente molto breve, molto simpatica, divertente, è un po' una favola di Natale però cupa, tipo che cosa si cela realmente dietro l'organizzazione degli elfi natalizi, dietro ai regali, poi Babbo Natale è morto in questa storia, quindi diciamo che è un po' una favola, come vi dicevo, cupa, molto spiritosa e divertente. Anche la versione audiolibro a me era piaciuta tantissimo, quindi è una lettura che vi consiglio, non se siete proprio
proprio nello spirito natalizio, cercate qualcosa di prettamente natalizio. Potrebbe piacere però un po' anche ai Grinch, secondo me. Però se state cercando una lettura breve, però veramente spiritosa, che vi faccia un po' staccare, io ve lo consiglio, e vi consiglio anche l'audiolibro. Penso di averlo già detto un sacco di volte, però sarà l'innovazione, sarà che la storia è di per sé divertente, secondo me si presta bene per essere letta, però a me l'audiolibro ha fatto veramente spisciare dalle risate. Questi erano quindi i titoli di cui vi volevo parlare oggi. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete letto qualche libro o fumetto che ho citato, in questo caso che cosa ne avete pensato, se c'è qualcosa che vi incuriosisce particolarmente. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!